Ciao ragazzi, eccoci qui. Io sono qui ed è sabato 7 maggio, tra poco si parte per andare a vedere i Mayhem. Volevo fare questi video proprio per rendervi partecipi di quelle che sono attualmente le mie emozioni e ne farò svariati durante la serata. In questo momento mi sento abbastanza in ansia, perché i Mayhem, ok che non sono i Mayhem degli anni 90, ma sono pur sempre i Mayhem e sono quelli che mi hanno praticamente permesso di diventare quello che sono attualmente su YouTube. Vi registrerò svariati video durante la serata e spero soprattutto di incontrarvi in tanti. Ragazzi, ci vediamo fra un po'. Ciao! Eccoci qui, salve a tutti, bentornati nel canale. Sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Questo è il primo video dopo speciale dei 1000 iscritti. Ci tenevo a ringraziarvi perché prima di tutto siamo riusciti ad arrivare a così tanto in alto in così poco tempo e soprattutto non mi aspettavo tutto quel successo che ha riscosso il video di cui parlavo appunto della mia depressione. Io non mi aspettavo veramente così tanta vicinanza da parte vostra, ragazzi, veramente io non so come ringraziarvi, veramente. Ho fatto anche una live per quanto riguarda lo speciale, quel video speciale con Yuri che saluto e ringrazio di nuovo. Vampire Hunter 85, vi spoilererò che stiamo già preparando un altro video, sto preparando un video con lui. Bando alle ciance, oggi si parlerà di come è andato il concerto dei Mayhem e di come è andato il concerto degli Ensiferum e Dark Tranquillity. Allora, parto con il dire che che oggi questo momento che sto registrando la parte degli Ensiferum, sì, ciao, dei Mayhem. È martedì 10 e è quasi mezzogiorno, quindi io ancora non so come andrà questa sera il concerto degli Ensiferum e Dark Tranquillity, penso bene comunque sia. Adesso io vi parlerò del concerto dei Mayhem e Mortis. Allora, partiamo con il dire che, come avete visto, ero abbastanza in ansia. Ero molto in ansia prima di partire, perché per una serie di fattori. Tra i tanti possiamo trovare che comunque io non ho mai ascoltato i Mayhem, mai. Beh, qui ve lo dico proprio. Ho sempre avuto una repulsione per quel gruppo perché non riuscivo a dividere la loro vita artistica da quello che hanno fatto nella vita reale. Ci sono riuscito, diciamo, con questo concerto, perché sono andato lì ed ho praticamente esorcizzato una mia paura, diciamo. Devo dire che il concerto è andato benissimo. Adesso vi faccio vedere qualche video che ho fatto prima di arrivare al concerto. Eccoci qua, si va. Sto praticamente prendo la macchina. Vado a prendere Francesco e si parte. Ragazzi, non vedo l'ora. Vi dirò, in questo momento l'ansia un po' me l'ero smaltita. Non so perché, ma mentre stavo prendendo la macchina, l'ansia si era trasformata un po' in più in fomento preconcerto, un po' come al solito. Però devo dire che mentre ero a casa avevo veramente un'ansia incredibile. Quando ho preso la macchina si è un po' placata. Porca miseria, eccolo! Eccolo, guarda, mamma mia! Guardalo! Guardalo! Oh! Stiamo carichi? Sì. Mamma mia, questo sai che va sul canale? Aspetta. Faccio vedere. Mamma mia! Ah, no! Insomma, stiamo carichi, sì? Sì. Andiamo, dai, andiamo, andiamo! E siamo qua al casello. Cassello, Kenneth Caselli. No! Cosa? Cosa? Quello passa. Quello passa, sì. Dai, ah, la carta La gialla carta gialla. dello zio Pepe. Prego attendere, validazione in corso. Ritirare
la tessera. Penso che diceva non era valida. Arrivederci. Salve. Signori, ci siamo. Al benzinaio. E questo è il benzinaio dell'Orion. Chi viene qui lo conosce molto bene. Comunque niente, ci siamo. Aspetta che mo mi inquadro pure io. Eccoci. Allora, reazioni. Allora, un po' la... devo dire che un po' l'ansia l'ho smaltita. Sai, questo sonno, questa. Questo c'ha sonno. E... mo vado qui per svegliarmi. Niente, mo stiamo per entrare. Vediamo un po'. Dai, dai, regà. A tra poco. Se ve lo state chiedendo, quel maledetto rumore che sentite era solo perché sul telefono ho questi due cimeli. Sì. Vediamo se riesco a farli vedere bene. Sono praticamente due personaggi di anime. Uno è Langa di Skate the Infinity e uno è Kagami di Kuroko no Basket. Li tengo perché praticamente sono due cimeli. Mia sorella ha gli altri due, ovvero Regi e Kuroko, perché praticamente abbiamo deciso entrambi di avere, quando facciamo cosplay di coppia, avere i personaggi che abbiamo fatto. Quindi niente, questo rumore purtroppo non ci si poteva fare niente. Spero questa sera di non farlo sentire. Siamo arrivati all'Orion. Siamo arrivati all'Orion e che è successo? Bene. Bene. Signori, questo lo conoscete per chi è di Roma e viene all'Orion. Questo è la mitica walk di... dell'Orion. È tipo la via che ti porta all'Orion. E lì, niente, ci stanno i cancelli che già sono aperti. E stiamo per entrare. Mamma mia, raga, la tensione si sente, si può toccare. Tommy Nemesio qui. Andiamo. Allora, praticamente siamo arrivati e neanche il tempo di arrivare e superare il controllo del biglietto, diciamo, che già mi sento chiamare sulla destra, praticamente ci sta, è transennato, però perché praticamente appena passi il biglietto si entri praticamente nell'Orion, e sulla destra praticamente c'è questo piazzale, come non so come chiamarlo, dove ci sono degli stand, appunto, che dove si prende la birra e quant'altro e da bere. Niente, praticamente mi sono girato e ho visto i ragazzi di Pontinian Black Metal. Tra l'altro mi hanno dato l'adesivo, che saluto, e mi ha fatto veramente piacere passare la serata con loro, e praticamente l'ho passata tutta con loro. Sono dei ragazzi veramente simpaticissimi, nonostante tutto. Non pensavo, in realtà, pensavo fossero molto più... In realtà ci si può parlare tranquillamente, ci si fa amicizia molto tranquillamente, nonostante loro facciano cose un po' estreme. E mi sono messo d'accordo con loro per fare un video. Non vi spoilerò qual è, ma tanto se li seguite penso sappiate già quale sarà il video che andremo a... la tematica che andremo a trattare. E niente, spero di farlo il prima possibile. Detto questo, niente, noi siamo entrati e la situazione era questa. Allora, loro chi erano? Loro erano i Gravestone, e come batterista ho notato subito che c'era Folchitto, tipo uno dei batteristi veramente più forti che abbiamo in Italia, che abbiamo a Roma, che è veramente una macina, veramente dire poco. Questo gruppo, diciamo, non li conoscevo e devo dire che... come apertura dei Mayhem è stata molto buona come apertura, soprattutto perché il pubblico rispondeva tantissimo. Infatti
anche loro se ne sono accorti e sono rimasti, diciamo, molto contenti di questa cosa. Noi siamo riusciti a, diciamo, a rispondere tanto. Detto questo, il secondo gruppo che suonava era niente po' di meno che, poi tra l'altro l'avete visto dal biglietto e comunque si era già annunciato, suonava Mortis. Quanto riguarda Mortis, veramente io vi dico la verità, non me l'aspettavo e non l'avevo mai sentito e sinceramente sto un po', sono, non ne vado fiero perché è veramente bravissimo. Allora, Mortis, per chi non lo sa, non lo sapevo neanche io fino all'altro giorno, fa Dungeon Synth. Praticamente va a braccetto con l'Atmospheric Black, per chi non lo sapesse. Vi dico solamente che sono stato metà concerto con i brividi. Vi dico solo questo, poi potete vederlo anche dalle storie che ho risistemato, le storie in evidenza su Instagram. Quindi potete trovarlo. Se non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi su Instagram. E se già lo fate e volete recuperarvi alcuni live a cui sono stato, li potete trovare nelle storie in evidenza. Dicevo, ci sono appunto le storie in evidenza. Se lo volete vedere, andatelo a vedere su Instagram. Raga, incredibile. Incredibile è veramente dire poco. Eravamo partiti con un po', come dire, ah sì, Mortis non è che sarà sto granché, invece sono rimasto in prima fila in transenna tutto il tempo, fomentatissimo, e devo dire che anche il percussionista di Mortis è veramente, veramente incredibile, veramente, ma veramente bravo, bravo, bravo. Tra l'altro mi stavo quasi dimenticando di dire, appena aveva finito di suonare, me la sono dovuta rimettere la maglietta per fare il video perché dovevo farvi vedere la scena. Ovviamente tanto l'ho lavata, non è che... La scena è stata questa. C'erano i ragazzi che avevo accanto, di appunto di Pontinian. Gli faccio: regà, guardate la maglietta che indosso e poi chiedetemi se mi è piaciuto Mortis. C'è! Incredibile, regà. Incredibile, veramente dire poco. Mortis è stato il bassista storico degli Emperor. Non lo so. Devo aggiungere qualcos'altro? Veniamo dunque a noi. Finisce Mortis e io rimango in transenna perché ormai ero lì e non mi ci poteva staccare neanche, guardate, non lo so, un uragano. Eravamo lì e niente, ho fatto amicizia con un po' di gente che era lì e devo dire che l'età media era molto... L'età media, diciamo, dei pischelli che avevo vicino era molto bassa. Diciamo che erano tutti pischelli giovani, tra i 17, i 20, i 20 anni, massimo 23 anni. Era molto giovane come età media. Sono contento di questo. E ho conosciuto, vabbè, a parte un paio di persone che erano vicino a me, che tra l'altro saluto, che scoprì più tardi che mi conoscevano anche qui su YouTube. Ci sono tante di quelle cose che vi voglio raccontare, tanto adesso ve le racconto. E c'erano, pensate, tre o quattro pischelli che venivano dalla Grecia, tre o quattro ragazzi che venivano dalla Grecia e hanno 17 anni ed erano venuti proprio per vedere i Mayhem. Io sono rimasto veramente scioccato. Ed è stato bellissimo, veramente troppo bello. Vediamo allora cosa vogliamo ricordare di questo concerto. A parte che avevo davanti Necro Butcher, ma proprio davanti a me. Avevo davanti Necro Butcher e Telok. Cioè, raga, una delle scene più belle è stata, praticamente, non so se mi seguite anche su TikTok. Necro Butcher praticamente mi dà il pugno in diretta. E io stavo lì facendo la storia con il telefono, stavo qua col telefono a fare la storia. Arriva Necro Butcher che comincia a dare il pugno a tutti con una flemma incredibile. E praticamente, vabbè, niente, mi dà il pugno e c'avevo un ragazzo accanto a me che voleva il pugno pure lui e gliel'ha dato. Si sente: no, no. Poi fortunatamente dopo è riuscito a farselo dare. Belle palle comunque sia per quanto riguarda i costumi di scena, diciamo gli accessori. Attila aveva delle cose incredibili, a parte come era vestito, però aveva le ossa fatte a croce, tipo, mamma mia. Ghoul invece era
aveva il face painting, anche Attila ovviamente, poi questa ve la dirò dopo, al fine di tutto, perché qui c'è una bella cosa che vi farò vedere più tardi. E niente, regà, la scaletta è stata la scaletta classica, quando è arrivato Freezing Moon. È stato bello pure quando sono usciti e sono rientrati tutti incappucciati, bello pure quel momento. Peccato, peccato che non c'era Elhammer. Elhammer si era fatto tutte le date, a parte questa qui a Roma. Purtroppo, porca miseria, non c'era Elhammer. Mannaggia, quanto ci ho rosicato. L'ho scoperto la sera stessa. E niente, è stato abbastanza tranquillo e non mi aspettavo tutta questa tranquillità, forse perché stavo da una parte, stavo in Transenna, però un bel concerto, loro sono mostruosi, loro sono stati veramente, veramente mostruosi. Che altro dire, a parte le facce che ha fatto Necro Butcher, non lo so se l'ho detto, le facce che ha fatto Necro Butcher, raga, sono incredibili. In finale, il finale è stato praticamente Attila. Purtroppo non ho il video, però ho il Cimelio qui che ci racconta veramente quello che è successo. Ce l'ho. Finale è stato quando se ne stavano per andare, Attila, con la scaletta in mano, il foglio della scaletta in mano, che stava davanti a noi, davanti proprio, davanti a noi, prende, ce l'ha in mano tranquillamente, la prende in mano, prende bene perché ce l'aveva così, la prende, ci si pulisce il sangue e ce la lascia. Riesco a prenderla, la afferro, però non ero l'unico ovviamente che l'aveva afferrata, eravamo almeno in tre che l'avevamo afferrata. La stringo perché la volevo a tutti i costi. Questo è quello che mi è rimasto. Signori, questo è quello che mi è rimasto e vi dirò di più. C'è il pezzo di scaletta con Freezing Moon, Pagan Fears e Life Eternal. Cioè, raga, ma ce l'avete voi? No, ma io dico, ce l'avete voi? Un pezzo di scaletta con il sangue di Attila. Cioè, e adesso questo lo incornicio. Questo lo incornicio. Ora vorrei lasciare un po' di spazio anche a Francesco che mi ha accompagnato, così lasciamo dire anche a lui cosa ne pensa di questo concerto, com'è stato. Vi lascio un'altra voce oltre alla mia. Allora, ciao ragazzi, sarò brevissimo, nel senso, allora, io ero più abituato a lui, nel senso c'ho una storia del metal un po' diversa rispetto a lui, perché quando ci siamo conosciuti ho cominciato ad avviarmi, diciamo, alla scoperta del metal. Io sentivo molto Viking, industrial, death metal, black metal, eccetera. Per cui ero in hype parecchio per il discorso di quanto siano leggendari, insomma, i Mayhem. E non, cioè, vi aspettavo, diciamo, l'ambiente com'era, quello me lo aspettavo di più, nel senso rispetto a lui forse, nel senso ero più pronto, diciamo, a un concerto comunque tranquillo. La cosa che non mi aspettavo è l'elevato tasso di tecnicismi che hanno avuto. Cioè, tecnicamente sono incredibili, soprattutto. Cioè, riescono a ricreare in effetti. Confermo. Riescono a ricreare perfettamente tutto il loro spirito, cioè tutta la malvagità che dovrebbero creare, tutto quella loro. Tutto quell'alone che insomma di tenebra, eccetera. E l'unica nota, secondo me, storta, se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, è che in alcuni frangenti mi è sembrato come se la voce venisse sovrastata da tutto il resto. Tu dirai, beh, possibile, dato che praticamente il batterista era un mitragliatore, un MC-42 della seconda guerra mondiale. Necro Butcher sul palco è fighissimo, è veramente troppo figo, perché... Raga, ma è un bassista della Madonna, sto parlando. cioè da lì. Vabbè, allora io non l'ho detto, però regà, Necro Butcher è un bassista della Madonna. Posso parlare? Vai. Grazie. Dicevo, praticamente Necro Butcher è perfetto, nel senso che non cala troppo, non va troppo nel cliché del black metal, quindi si mette a fare magari vestiti assurdi, eccetera. È vero, cioè nel senso è proprio lui così. E se volevo trovare una nota che potrebbe essere figo dal punto di vista del black metal, però dal punto di vista mi ha fatto ridere tutto il giorno, è che c'era Ghoul, che è il chitarrista, quello pelato senza face painting,
No, ce l'hai. No, ce ne sono due. Uno era col face painting e l'altro Ghoul era... ce l'aveva. No, Ghoul è quello senza. Quell'altro. No, Ghoul ce l'aveva il face painting. No, Ghoul è quell'altro. Quello pelato che ce l'ha. No, sì, quell'altro. Oh, vabbè. Vabbè, poi lo vediamo, Prima che mi era messo a rompere il cazzo. Vada. Praticamente lui stava tutto il tempo, poteva fare la qualsiasi melodia, eccetera, da quella pesante, eccetera, e stava così. Ci guardava così. Oh, non ha distolto, cioè questo sguardo ce l'ha avuto fisso dall'inizio, da quando è entrato a quando è uscito. Non ha mai mostrato il minimo, la minima emozione. E comunque la cosa che mi ha stupito tanto è che era veramente pieno di tantissimi ragazzi giovanissimi. Cioè c'erano persone veramente tra i 14, i 13, i 15, eccetera. Questa cosa mi è piaciuta molto. Nel senso, non c'erano comunque grandi... Non c'erano... Sono molto contento del fatto che non ci fossero esaltati. Era una festa, come tante... Come sempre, d'altronde nel metro. Era una festa con tanti fratelli insieme a vedere lo stesso gruppo. I miei... Adesso hanno raggiunto una maturità fantastica. Sul palco sono fighissimi, sì, e hanno un affiatamento totale. Tecnicamente sono veramente fighi. E c'era pure tanta gente. Quindi questo sono veramente contento. Per cui non si dica che i Mayhem tecnicamente facciano schifo, perché assolutamente non è vero. Adesso, poi magari se andiamo a cercare, nel senso, quello che era nell'84, eccetera, è ovvio che ci sono delle differenze, ma adesso è veramente un grandissimo gruppo, con i controfiocchi, per non dire coglioni. Peccato per l'Hammer, ma comunque il batterista che l'ha sostituito, che adesso non mi viene in mente chi era, ma ha fatto gran concerto, veramente molto bravo e bello. Il videomaker qui ha sbagliato, e lui subito, ma aveva i capelli Telok, ma vaffanculo! Ma te faccio pure vedere, guarda, se non ci credete, io sono andato su Metallum, mo ve la faccio vedere lo schermo, su Metallum, tutto fiero, tutto... Beh, ma in realtà chi c'è? Io vado su Metallum, e ecco qui Telok, porco zio, Telok c'ha i capelli, Ma... Non sei informato bene, lo vedi? L'ho detto che viene da una storia di metal diverso. Dove sta Ghoul? Aspetta. Ghoul? È qua. Eccolo! Lo vedi? Lo vedi che era quello? È lui, porco il demonio! Come fai a ricordare? Non ricordate questo tatuaggio? Vabbè. Questa espressione sempre fissa? Sì, l'hanno fatti al contrario. Scusate per l'imprecisione, comunque. Fatto sta che l'imprecisione è dovuta a Metallum, perché l'ha salvata il Cobra. In passato si erano scambiati i capelli. Comunque, al volo, prima di andarsene, ma quanto era brutto Attila. Porca miseria. Una certa si è levato il capello. Mamma mia. Cioè aveva una capigliatura a strisce così. No. Cioè era pelato con le strisce così, veramente. Era stranissimo, era veramente Attila, brutto, ma nel contesto era giusto. Sì, ci sta. Signori, io volevo portarvi anche la parte di Dark Tranquillity Ensiferum, ma io vi posso dire che fino ad ora il video sta sui 21 minuti solo in timeline, per cui non mi sembra il caso di continuare. Se volete, comunque, il contenuto vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like. E diciamo, se lo volete, ve lo porto a parte. Fatemelo capire, insomma, dai like e dai commenti. Così almeno so se portarvelo oppure no. Un video stile come questo per Ensiferum Dark Tranquillity. Signori, io comunque le registrazioni le farò per quanto riguarda quel video. Vediamo se dovrò buttarle oppure no. Signori, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per chi c'è stato quella sera, per sabato sera, grazie per chi mi ha riconosciuto, grazie per chiunque si è fermato a fare due chiacchiere, è stato bellissimo, cioè spero che vada così in futuro, anche per altri concerti. Signori, io vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca settimana prossima con un nuovo video, sarà un bel video, ve lo dico.
Se pensate che comunque sia me lo sia meritato, lasciate un bel mi piace. In caso non siete ancora iscritti al canale e vi interessano gli argomenti che tratto, andate ad iscrivere, così almeno non vi perdete i prossimi video. Signori, grazie a tutti ancora di nuovo. Ci si becca settimana prossima.